Presidente, allora qual è la situazione del bilancio attualmente? Si parla di disavanzi, di tranche ancora da dare ai carristi, qual è la situazione? Diciamo che come sappiamo ci sono delle difficoltà in carnevalesca, niente di preoccupante. Adesso avremo un incontro con Comune, Regione, carristi e ente carnevalesca, chiariremo le cose in totale armonia, vedremo di venirci incontro. D'altronde il carnevale è un evento di tutta la città e di tutta la regione, quindi tutti abbiamo l'interesse a che si trovi una soluzione, voglio dire. Ci si proietta in questo modo anche sull'edizione del 2018. Il caro di Rossini, l'idea del caro di Rossini ha suscitato qualche mal di pancia, qualche considerazione su questo aspetto? Ma io trovo che siano considerazioni abbastanza così forse dettate dal non conoscere bene la situazione. Non trovo particolarmente sconvolgente se un utente da fuori ci commissiona un'opera e ovviamente con il benestare dei maestri carristi accettiamo questo lavoro. D'altronde è giusto che il carnevale lavori tutto l'anno, non trovo niente di particolarmente strano. Anche i grandi maestri del passato, da Michelangelo, lavoravano su commissione, voglio dire, non qual è il problema. Quindi vedremo un carro su Rossini nel corso mascherato dell'anno prossimo. Ma adesso ancora sì, Pesaro personalmente non è che ci ha contattato come carnevalesca, sappiamo che c'è un interesse forte, adesso l'amministrazione sta concludendo gli incontri, poi dopo passeranno anche da noi, ovviamente io devo passare in CDA, quindi ci sono delle pratiche burocratiche da portare a termine, ma in tutta tranquillità. E Rossini non è né di Fano né di Pesaro, è del mondo, e di conseguenza non credo ci sia nessun problema. Ecco, che edizione sarà quella del 2018? Ci state già lavorando, anche perché insomma i tempi sembrano lunghi, ma per voi no, non lo sono affatto. Sono sempre stretti i tempi. E, beh, certo, ci stiamo già lavorando, stiamo ponendo le basi, e molto del lavoro si farà dopo l'incontro del 1° di settembre, come quando capiremo dove dobbiamo andare, insomma, ecco. Anche la questione pagamento sì, pagamento no sarà considerata in quella data o già avete un'idea precisa riguardo? Ma stiamo facendo degli studi di valutazione, quindi ancora non mi sbilancio, perché ci sono anche dei lati negativi sul pagamento come ci sono dei lati negativi sul non pagamento, di conseguenza lo stiamo valutando, lo stiamo studiando anche con dei tecnici per vedere se si ha il caso o meno, ma niente, se mai fosse, e non è detto, niente, non sarà niente di preoccupante. Sicuramente ci saranno delle agevolazioni per i fanesi, quindi non credo ci sarà niente di particolarmente pauroso.